oggi e benvenuti in un video super particolare! Giravagando su internet ho trovato una maschera che tutti reputano miracolosa perché pare che tolga completamente i punti neri, faccia diventare la pelle fantastica, levigata e liscia. E allora ho detto, perché non provare a farla? Ma poi ho pensato, non posso provarla su di me, perché mettiamo caso non funzioni. Quindi ho pensato di utilizzare una cavia. E chi poteva essere se non il nostro tubino del laboratorio? Lui! Ciao! Cos'hai qua? Non lo so. Hai capito cosa faremo oggi? No. Andremo a fare la black mask e la utilizzerò su di te. La proveremo insieme. Che cos'è? Cos'è? La maschera nera. Tutti ne parlano. Maschera miracolosa. Bellissima. E perché la provo io e non tu? Credo di aver capito come si faccia. Quindi ho trovato una ricetta tutta mia e quindi andiamola a fare. Quanto entusiasmo, lui. Dai, forza, è una cosa bellissima. Yeah. Andiamo in cucina. Dai lui, forza. Yeah. Mi raccomando, voi non lo fate a casa, perché non so che tipo di pelle avete, se magari vi fa reazione, quindi non lo fate. E nel caso in cui lo voleste per forza fare, fatevi aiutare da un adulto. Prendiamo il nostro pentolino strafigo fucsia e andiamo a mettere un po' di latte, proprio uno strato finissimo, troppo così. Ok, mettiamo subito la gelatina. Forse è meglio se la spezzettiamo. A fuoco lento? Sì, sì, terzo foglio, ecco, e voilà, terzo foglio. Ma come fa a sciogliersi? È troppo poca il latte. Accadrà. Mescoliamo, mescoliamo. Cosa bolle in pentola? Gelatina e latte. Che schifo. Adesso versiamo tutto quanto qui. Andiamo ad aggiungere l'ingrediente fondamentale, ovvero un cucchiaino di carbone nero attivo. E mescoliamo il tutto. Ed ecco qua la nostra maschera. Lui, sei pronto? E io dovrei mettere questo in faccia. Ma tranquillo, tutta roba buona. Spegniamo qui, andiamo. Allora, prima di tutto andiamo a mettere un cerchietto. Così i capelli. Ah, voilà, che carino. E adesso mettiamo la nostra maschera. Gli occhi. Ah. Che bravo lui. Non gli occhi. No, 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 no. Gli occhi. È ghiacciato. Poco fa ti lamentavi che era calda, adesso ti lamentavi che è fredda. Deciditi. Nella fronte, per favore. Ah. Ma qual è il problema? Perché è fredda e perché è calda? Allora non so più. Guarda, te la metto con le mani, che è meglio. Mi sta cadendo addosso? Sì. No. Fermo. No, nella felpa. No, non è caduto niente. Tranquillo, lui, non è successo assolutamente nulla. E voilà, abbiamo finito. Ecco, ora che ho la pelle purificata posso andarmi a sciacquare la faccia. Pelle purificata? Tra 15 minuti forse. Deve stare in posa. Devo stare un quarto d'ora così? Sì. E che cosa faccio in un quarto d'ora? Ce l'ho io una cosa. La vado a prendere. E voilà. Ta-da. E che cos'è? Non sai leggere? È un libro. Serafina. È il bastone stregato. L'altro giorno ero in libreria e giravagando ho trovato questo libro. Siccome avevo visto delle recensioni super positive, ho deciso di acquistarlo. In realtà questo è il secondo di una trilogia di libri. Ok, ci vediamo tra poco allora. Aspetta. Se non sai cosa è successo nel primo, come fai a capirlo adesso? Devo farti vedere un piccolo riassunto. Giusto. Praticamente, alla fine del primo libro, quindi Serafina e il mantello nero, Serafina scopre che in realtà suo padre non era veramente suo padre, ma l'aveva trovata da neonata in una foresta. Così l'ha portata con sé e l'ha tenuta nascosta. Ah. Perché in realtà lei è figlia di due coguari. E che sono i coguari? Creature ambivalenti che possono trasformarsi sia in uomo che in leone. Il padre era stato ucciso e la madre invece era stata catturata insieme a tantissime altre anime dal mantello nero dell'uomo misterioso. Come il mantello che rubava le anime? Sì, questo era un mantello particolare perché aveva la capacità di catturare tutte le anime e rendere il proprietario del mantello per sempre giovane ma schiavo. Quindi adesso me lo posso leggere? Oh. Veramente no, perché adesso la maschera si è asciugata e quindi dobbiamo andarla a togliere. Questo lo leggerai dopo, perché non ti ho detto una cosa. Questa maschera è peel off, ovvero si toglie come se fosse scotch ceretta. Vai. Sofì, piano. Sofì. Piano. Stacchiamo. Piano. Non è che si è venuta proprio un granché, eh? Perché quella che vedevo io si riusciva a spezzettare molto meglio. Questa un po' meno, perché... Sì, ma fa lo stesso male. Si sgretola. Mi sa che dovrei rimanere per tutta la vita così. No, lui non si può togliere. Mi dispiace.
Adesso lo andiamo a sciacquare, tranquillo, lo sciacquiamo. Vabbè, andiamo. Eccoci qua. Quindi, morale della favola, ho sporcato una felpa, mi sono distrutto il viso e ho sporcato i pantaloni. E ho ancora le orecchie da gatto. Il video di oggi si conclude qua. Per fortuna la black mask non è riuscita, e quindi questo è stato un epic fail. Avrò sbagliato qualcosa, avrò messo troppa gelatina, avrò messo, non lo so. Salutiamo Siria Manno e B Marta, che ci hanno scritto un commento su Instagram. Vi mandiamo un bacione a voi e a tutti quanti. E al prossimo video, ciao!